radiofonica.com. Abbiamo visto sia nella ricerca del dicembre 2007 che nella ricerca del dicembre 2008 che il termine più frequentemente associato da coloro che scrivono, postano un messaggio online, più frequentemente associato a pubblicità è falso. Quindi una crisi reale. Dall'altra parte però la forma pubblicitaria che risulta oggi essere la più autorevole è il passaparola tra gli utenti, proprio quella informazione non più verticale ma orizzontale che passa da consumatore a consumatore. È chiaro il motivo perché risulta essere la forma più autorevole. Il consumatore non ha l'obiettivo finale dell'azienda, ovvero la vendita, ma ha voglia di esprimere una propria opinione, di condividere un'esperienza positiva o negativa rispetto a quel brand, rispetto a quel prodotto o servizio. E allora, se da una parte i social media stanno condannando la pubblicità, dall'altra però creano delle opportunità nuove per la pubblicità stessa, ovvero creano un luogo virtuale nuovo attraverso il quale le aziende possono mettersi in contatto con il consumatore. Social media chiamano internet, andiamo a vedere così com'è il nostro mestiere, dove ci troviamo in Italia rispetto all'utilizzo di internet. Stiamo parlando a marzo 2009 di 22 milioni di navigatori attivi, cioè che effettivamente sono andati online da casa d'ufficio e l'hanno fatto oltre una volta al giorno. Ma al di là dei numeri dei navigatori, quello che cambia e che sta cambiando negli ultimi periodi è l'assiduità, quindi la frequenza con la quale ci colleghiamo ad internet e il tempo che dedichiamo nella nostra giornata. Sapete, lo ripetono tutti, il nostro bene più prezioso è il tempo, e il tempo dedicato online continua a crescere, con tassi di crescita davvero ancora estremamente interessanti. E cosa cambia a livello di profilo? Ecco, le fasce che sono tradizionalmente più lontane ad internet sono quelle che stanno recuperando a piccoli grandi passi il gap. Ci troviamo ancora una volta di fronte ad un mezzo che non va a toccare, come ci siamo spesso sentiti dire dalle aziende, soltanto i giovani smanettoni adolescenti. L'abbiamo passato ormai da tempo. Vedete che la fascia centrale, quella anche più interessante per le aziende stesse, 25-54 in primis, costituisce davvero lo zoccolo duro del target che va online. Che cos'altro cambia? L'abbiamo detto, il consumatore navigatore non subisce passivamente l'informazione istituzionale che parte dalle fonti ufficiali, ma desidera, ricerca una informazione più condivisa. E quindi assistiamo ad una sostanziale stabilità nell'utilizzo delle news, mentre continua a crescere a grandi passi l'utilizzo dei siti dedicati a community e social network, community blog e social network, che da qui in avanti vedremo denominati anche come member community in generale. Marzo più 12,5%, la stessa chart presentata alla fine di gennaio, quindi che chiudeva il 2008, diceva più 32%, quindi un tasso davvero molto elevato di crescita. E oggi quali sono le categorie che raccolgono maggiormente l'interesse dei navigatori? È ovvio, sapete, ognuno di noi, è stato citato anche prima, si rivolge a Google per cercare qualsiasi cosa. Il search è comunque il nostro punto di partenza e di ingresso rispetto a qualsiasi attività su internet, così come da sempre lo sono i portali generalisti. La novità vera è che le member community, così come definite poc'anzi, hanno acquisito la terza posizione, scalzando da questo punto i siti di news, tradizionalmente la terza categoria più visitata, o come è successo qualche volta all'Italia, noi avevamo il terzo posto, l'entertainment, poi subito dopo le news, ma insomma poco, poca distanza. Quindi
16.700.000 persone dei 22 milioni che abbiamo visto prima che vanno su almeno uno dei siti di Member Community, fenomeno che ci coinvolge praticamente tutti. Lo sapete tutti, abbiamo avuto riprova anche in luoghi meno tradizionalmente legati a PC, come il ristorante, il parrucchiere. Mi è successo di vedere che la persona alla cassa era su Facebook mentre aspettava, ieri sera al ristorante il proprietario era su Facebook che lavorava e promuoveva la propria attività. Facebook, che tutti conosciamo, a fine 2007 era visitato solo dal 2% del totale navigatori. Quindi un fenomeno, almeno in Italia, estremamente recente. Dicembre 2008, 44%, quindi crescita 2008, ma anche soltanto negli ultimi tre mesi ha acquisito altri 11 punti percentuali in penetrazione, essendo oggi il terzo sito più visitato in Italia dopo Google e Microsoft. Questi sono i livelli di importanza e di diffusione del fenomeno Facebook. Fenomeno solo italiano? Assolutamente no, si tratta di un fenomeno globale. Stiamo parlando nei 9 paesi che noi misuriamo con un panel di utenti di oltre 260 milioni di utilizzatori di Member Community, con tassi di utilizzo che cambiano e che partono dal 50% della Svizzera e arrivano a una penetrazione dell'80%, quindi 8 utenti su 10 in Brasile. Davvero fenomeni globali. E non soltanto a casa o ufficio. Il portato di questo fenomeno è che anche in mobilità è difficile staccarsene. L'utilizzo, qui vediamo la penetrazione dei social network in particolare, sono gli utilizzatori di internet da mobile. In Inghilterra un utilizzatore su 4 comunque naviga attraverso un utilizzatore di internet mobile su 4 naviga su un sito di social network. In Italia il 14,4% con una crescita rispetto all'anno precedente del 10%. Quindi fenomeno globale, cresce in termini di utenti, cresce in termini di share time, quindi il time budget speso online viene diviso in maniera tale che il 20% per quanto riguarda l'Italia sia dedicato alle member community. Anche qui è inutile che vi racconto che sta ancora crescendo in maniera significativa. Andando a profilarlo, ancora una volta adolescenti? In realtà no, è un fenomeno trasversale. L'ultimo numero, il numero che vedete più in basso, in azzurro, è l'indice di concentrazione rispetto alla media internet. Quindi vedete che si attesta praticamente in media un po' su tutte le fasce d'età, con un piccolo sbilanciamento sui 18-34. Però considerate ancora una volta, tenendo in considerazione l'interesse delle aziende in questo caso verso coloro che hanno la maggiore capacità di spesa, quindi le fasce adulte, vedete che anche qui il 34%, quindi un utente su 3 ha tra i 35 e 49 anni, e quindi è particolarmente interessante per le aziende raggiungere queste persone.